la scelta deve essere condivisa, altrimenti è una scelta che, se viene imposta, risulta fallimentare. Per cui bisogna scegliere, diciamo, all'inizio del progetto riabilitativo l'obiettivo da raggiungere. Dottore Scollo, è fondamentale l'azione in team nel trattamento delle paziente con scoliosi. Come agite? Sì, certamente. Oggi la gestione della scoliosi deve essere fatta in team, in quanto c'è una parte strettamente medica, specialistica, di valutazione, inquadramento e gestione, diciamo, della prescrizione del protocollo riabilitativo, e la parte poi di esecuzione pratica che deve essere fatta dal tecnico, terapista o per quanto riguarda la parte di rieducazione da fare in palestra, e la parte tecnica ortopedica per quanto riguarda i pazienti che hanno necessità di essere seguiti con la costruzione dei corsetti, o nel caso delle scoliosi neurologiche, per quanto riguarda la costruzione e l'adattamento dei sistemi su misura, come i sistemi di postura e le carrozzine elettroniche. Il medico, in questo caso lo specialista fisiatra, è quello che deve coordinare questi interventi riabilitativi, e in più, nel caso delle scoliosi neurologiche, gestire anche il trattamento farmacologico e il timing del trattamento della spasticità, perché la spasticità può essere trattata con terapia farmacologica, terapia fisica, perché c'è una nuova, diciamo, tecnologia che sarebbe l'onde d'urto, che sono quelle che oggi nuove evidenze danno la possibilità di ridurre l'ipertonia. Però non sono solo queste, cioè il medico fisiatra è quello che determina anche il momento della tappa chirurgica, perché queste scoliosi evolutive in ambito delle paralisi cerebrali infantili sono quelle che comunque devono essere poi stabilizzate chirurgicamente. Quindi è lo specialista che, considerato il paziente, considerate le sue funzioni, considerato il quadro clinico, assieme alla famiglia, indica la scelta terapeutica che è più opportuno fare. Sono pazienti che, presentando alcune difficoltà, possono essere anche riottosi rispetto all'utilizzo di busti e quant'altro. Certo. Come abituarli? Allora, la scelta deve essere condivisa, altrimenti è una scelta che, se viene imposta, risulta fallimentare. Per cui bisogna scegliere, diciamo, all'inizio del progetto riabilitativo l'obiettivo da raggiungere, e quindi condividere col paziente l'obiettivo, e in questo caso scegliendo l'obiettivo condiviso magari il paziente diventa più motivato, ma questo deve essere fatto appunto in equipe, perché il paziente è l'attore principale, ma la famiglia lo deve sostenere e i tecnici pure.